Ciao ragazzi, ben ritrovati lì all'Inter di Football, qui a cercare di creare il calcio interstellare per voi. Terzo match, dopo un 7-0, è arrivato un 1-0 molto, molto, diciamo, striminzito, ma io vi consiglio di guardarvi la partita, di recuperarvela se non l'avete vista, perché assolutamente abbiamo giocato contro uno schema stranissimo, si prevedevano chissà quanti gol e invece, beh, ne abbiamo mangiati di alcuni clamorosi, però. Come sempre, è la nostra Inter e la conosciamo. Ovviamente, ragazzi, io vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se vi piacciono questi contenuti. E fiondiamoci subito nella terza partita di questo Qualifiers. Dopo due vittorie, riusciremo ad avere una terza di fila. Vediamo un po'. Veronica. Barcellona Messi. Quindi possiamo dire tranquillamente che questo ragazzo tifa per il Barcellona. E vuole che Messi ritorni al Barcellona. Senza ombra di dubbio. Immaginate il colmo che poi non gioca Messi, non ha Messi. C'è Messi, Messi, Neymar, Mbappé, tutti quanti. Abbiamo anche Coman e Salah da tenere d'occhio. Skriniar, ritorniamo in difesa. Hernandez, De Ligt, Kimmich. A parte Skriniar, la difesa del Bayern praticamente tostissima con Rice a fare da filtro. Formazione interessante, probabilmente una di quelle che potrei giocare se non giocassi con l'Inter, diciamo, con l'Inter originale. Lo sapete, io gioco con l'Inter anche con lo schema che gioca l'Inter. Infatti sarò curioso di vedere poi l'anno prossimo che ci capiterà, se si cambia allenatore oppure no. Ma io probabilmente giocherei o con questo schema qui, o con, sì, alla fine con questo qui, probabilmente solo con, invece che le ali, giocherei con le punte. Per un 4-3-3 molto più stretto, perché lo sapete, mi piace giocare con gli 1-2, i passaggi stretti, più che lancio volando in profondità e spero che la prenda. Non è quella la mia tattica. In panchina vediamo Neuer, Kanté, Marquinhos, Salah, Müller, Lewandowski, ma tutti top, nessuna leggenda, ma tutti top. Non c'è male, direi. Speriamo non sia una partita bloccata come l'episodio precedente. Bisogna essere. Deve essere un po' più cattivo sotto porta. Vabbè, quando però Barella viva quegli errori dell'episodio precedente, non è che si può dire chissà che. Nel senso, lì io credo di poter dire di avere poche responsabilità. Poi, vabbè. Magari indirizzo male, chi lo sa. Ci sta mettendo parecchio. Chissà se sta facendo qualche cambio interessante oppure no. Per adesso mi sembra tutto uguale. Direi di sì. Sta solo aspettando. Eccolo qua, ci siamo. Secondo me ha problemi di caricamento, probabilmente, perché non credo di averli io. Potrebbe avere problemi di caricamento, perché questi tempi sono, di attesa sono spropositatamente lunghi. Sembra veramente un po' troppo. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Ho messo parecchio, ma ce l'abbiamo fatta. In Barcellona Messi. E via, siamo noi a cominciare. Si parte. L'avevo fatto di prima. A volte tocco talmente leggero che quasi non va il passaggio, cioè il comando non lo sente. Devo essere più attento. Non era per lui, ma va bene uguale. Guardalo, bravo, ciao ragazzi, che azione. Ci stava arrivando, attenzione qui con Bare, bravo ad attendere, aspettare. No, non riusciamo a tirare, ragazzi, non ci credo, non riusciamo a tirare per un pelo. Bravo Di Marco.
Bravo Brozo che si gira, controlla il pallone, segue Di Marco che si allunga, serve dentro Cialà, il tacco per Lukaku che deve solo appoggiare, è 1-0. Eravamo partiti anche prima con una bella linea di passaggi, ragazzi. Anche adesso, meno male che Lukaku non ha deluso. Ok, buono l'anticipo e si riparte. Visto il varco, ma De Ligt è stato attentissimo a chiudere e a coprire il buco lasciato dal suo compagno. Attenzione a Coman qui sulla fascia con Skriniar a coprire. Che non si fa fregare, bravissimo Skriniar, ripartiamo in contropiede. Ci sono le praterie per Lautaro che può andare in velocità. Mamma mia, abbiamo rischiato un po' alla fine. Però ho caricato speciale perché non volevo rischiare. Ed è 2-0. Contropiede è veramente micidiale, ragazzi. Senza sì e senza ma. È 2-0. Credo che abbiano comunque effettivamente migliorato la situazione degli 1-2, ragazzi. Mi sembra che il giocatore scatti meglio dopo una volta avviato l'1-2. Cioè, il giocatore deve partire, ovviamente. Mamma mia, comunque adesso Mbappé ha spostato Skriniar come fosse nulla. Per un pelo Lauti non riesce a fare quello che deve. Quanto mi piace questo esterno di Brozo quando lo fa sempre, che deve allargare sulla sinistra. Ancora Brozo. Ancora praterie per Lautaro che si infila e scarica in porta con il portiere che para. Forse avrei dovuto fare quello a giro. Non si aspetta il tiro forte e entri da quella distanza. Parata clamorosa del portiere che non so chi sia in realtà, ma forse è Sommer. Quel cross al centro, però Sommer in uscita. Anzi, Courtois in realtà. Prende il pallone e fa ripartire. Bravo Skriniar che torna indietro. Evitiamo rischi inutili. Bravo Cialà che si infila perfettamente. Guarda Lautaro di testa! Ancora Courtois. Bella azione ancora, ragazzi. Bellissima la sovrapposizione di Calhanoglu sulla sinistra. Solita tattica Dzeko barra Dumfries. Ci mettiamo un po' più lontano a sto giro, non vogliamo che Courtois anticipi di nuovo. Infatti va a bastoni! E questa era gol, ragazzi. Salvataggio sulla linea del suo difensore. E Bale qui non riesce a controllare. Bravo Skriniar invece. Fermare tutto. Ah, si passa questa. Ci divertiamo. Skriniar attentissimo. Mamma mia, triangolazione a dir poco meravigliosa. E Cialà non sbaglia sotto porta, al contrario di Lukaku. È 3-0. Brutto sto passaggio indietro. 3-0 dunque. Mamma mia, ci siamo salvati per un pelo. Anche per ripartire ci è andata bene, direi. Vediamo se è precisa la palla. Lo è? Ancora sotto porta, sbagliamo. Qui ho sbagliato io, sono direzionato sul palo del portiere. Dovevo provare a fare il pallonetto, anche se l'hanno un pochino indebolito. Devo riprovare a fare il pallonetto, effettivamente. Mi devo ricordare. Sempre solita tattica. Ancora, vediamo se vince il contrasto di testa a Dumfries. Ci riesce, Barella! No, Bare di testa c'ha qualche problema, ragazzi, perché non, ne sta sbagliando troppi di testa, ultimamente. Sono numeri da aggiustare, questi. Buono l'appoggio. Buono l'1-2. Ah, non... è fuori gioco. Di Lukaku, penso, o di Lautaro, vediamo. Dai, dai, ragazzi. Che fuori gioco è questo? In ogni caso, non ci sarebbe arrivato, quindi, tant'è. No, questa palla alzata per... come un treno Joshua Kimmich.
Mamma mia, per un pelo qui Dumfries fa la diagonale, se l'era perso in marcatura ragazzi, se l'era perso. Errore qui, pallone Ancora brutto sprecato. impegno, brutto errore suo in Palla in ripartenza. avanti. Barella L'1-2 è perfetto. cercato e cerca il Vediamo gol. anche Lautaro. Riceve il passaggio. Ha una palla d'oro dai piedi. Non ci credo! Lautaro. Le prende tutte questo Courtois. Come faccio io a segnare da lì? Più che tirare caricato, che cosa devo fare? Sono finito, non sta Impressionante. stando per niente. Veramente Numerosi sono impressionante, quattro i calci ragazzi. d'angolo. Dovremmo stare almeno 5-0 per tutti quelli che ho sbagliato. Tiro di Siamo avversario. solo 3. Lauti? Non ci arriva, mi sa. Sarà Troppo. pallone ovunque. Recupera palla. No, Attenzione. pare, non puoi metterti davanti a Di Marco, poverino. Sarà anche, diciamo, se l'era preparata giusta alla fine. Ha avuto il tempo di stopparsela, fare quel passettino in avanti. Peccato. C'è un compagno Dai, Bari, metti all'angolo. almeno un bel cross. Mamma mia, orribile. Occasione sventata. La difesa. Çalhanoğlu. Ancora parata di Courtois. Sta palla Palla in che avanti per il passa compagno. non Cerca il dappertutto, pallone. Ben fortunatamente. fatto. Di Marco. Bene, questo è Troppo il indietro, passaggio. troppo indietro. Per Bene, sono fortuna finiti. Bastoni ci mette una pezza più o meno perché Sono ovviamente finiti, Salah è sì. imprendibile. Salah prova a crossare. Meno male che è attento. Mamma mia, ancora quanti rischi, ma ce ne usciamo in qualche modo con questo tacco e poi con lo Sta battezzando scatto di poco all'inizio. Lukaku che viene comunque fermato e arginato. Tenta di Questi andare per vie verticali. Barella. Ancora si infila perfettamente Barella. Occasione. Ma qui screener ovviamente. Fa quello che deve ed è pure fortunato. Finisce il primo tempo, penso. 3-0. Visto l'andamento, Direi tutti a che sarete pallone. d'accordo con me perché Cosa non c'è succede storia qui. adesso? Stiamo La squadra in campo. dominando. 66% possesso palla. Abbiamo creato tantissimo. Sono finiti. E tra Siamo l'altro, sulla azioni sfortuna. decisamente Piazzamento buone. cambio Qualche all'inizio. errore sotto porta ancora, clamoroso. Io non lo so. Contro Incredibile. Courtois mi sta ultimamente risultando più ostico Incredibile. di Per Can. cui È partita assurdo, insomma. Courtois è Adesso si sta insuperabile, andando veramente via nel secondo insuperabile. tempo. E abbiamo fatto 3 gol, nel senso. Attenzione, una sostituzione. Ripartiamo subito con il secondo tempo. Il secondo tempo è cominciato. Lui fa, diciamo, sempre la stessa cosa, prova un po', Sì. gioca un po' povero, nel senso prova Palla semplicemente a avanti passare in per profondità Barella. sperando che gli vada bene. Barella. Bare che si infila. Cerca il sa. Può andare in rete. Peccato per questo controllo di Lukaku non ottimale. Allontana il pallone. Un controllo orientato migliore ci avrebbe praticamente messo in porta. L'Inter recupera la palla e si prepara a reimpostare. Dumfries. Non passa il tacco. Neymar. Dov'è passata sta palla? Non lo sappiamo. Attenzione a Messi. Con bastoni Guadagna palla. che riesce in qualche modo. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. L'appoggio sulla fascia. Riusciamo a ripartire, Gli molto avversari bene. possono tirare un sospiro di sollievo visto che hanno buttato il Visto lo pallone scatto di dentro l'area. Lautaro, dovrebbe essere più veloce di Hernandez. Da battere. Occhio al E tiro. stavolta non sbagliamo, fortunatamente. Forse il segreto è non avvicinarsi troppo al portiere, a quanto pare. 4-0, chiudiamo la partita. Penso ci sia poco da vedere qui. E L'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a infatti il nostro avversario ha abbandonato per una terza partita che si conclude 4-0. Direi un esordio, cioè un inizio in questo terzo qualifier scoppiettante. 3 vittorie su 3 con una somma gol di 12. Io ragazzi, come sempre, vi ringrazio per aver guardato. Fatemi sapere nei commenti se avete cominciato, se state rifacendo, state cogliendo al volo l'occasione di rifare questo terzo qualifiers. Ancora grazie ragazzi e ci vediamo alla prossima.